Ciao a tutti amici di YouTube, benvenuti in questo mio canale Angela Califato Love Coach. Sono qui per darvi tutte le informazioni utili per capire il meccanismo che regola il comportamento dei narcisisti. Narcisisti intendo persone con tratti fortemente narcisistici o addirittura narcisisti patologici. Chi passa per questo canale ovviamente è molto attratto dalle informazioni che noi Love Coach diamo, perché chiaramente invischiarsi in una storia con un narcisista non è una cosa assolutamente facile, non è avere una relazione con una persona che normalmente crede nei sentimenti, crede nelle relazioni e quando scarta, scarta davvero e finisce per sempre. Quindi con il narcisista è tutta una storia molto molto rocambolesca e molto molto particolare. E dunque, cosa dire oggi? Allora, quali sono le regole per frequentare un narcisista dopo essere stati scartati o dopo aver effettuato uno scarto per esaurimento? Allora, sono tante le persone che mi chiamano, uomini e donne, che vogliono riconquistare un narcisista, vogliono riprovarci, non riescono a stare, insomma, lontani da una persona particolare, da un fatuo. Però, mentre gli uomini, quando mi chiamano, vogliono sapere se ci sono subito, qui ed ora, voglio sapere se ci sono delle possibilità o se è una storia destinata a finire, perché gli uomini sono più pragmatici, non vogliono tanto perdere tempo dietro a cose inutili. Noi invece donne siamo molto più determinate, amiamo molto di più la sfida e siamo anche disposti a perdere del tempo. Tanto, insomma, il tempo è una cosa che inseguiamo per tutta la vita e dobbiamo fare il possibile per conquistarci o per comunque riprenderci un uomo che è fuggito via. Allora, che cosa sapere? Ho parlato in diversi video della curva del cretinismo, delle diverse fasi della relazione con un narcisista, degli scarti del narcisista e di come attuare la riconquista, la rivincita. Oh, è chiaro, non è che tutti possono frequentare un narcisista. Dopo una storia con un narcisista, puoi decidere se continuare a frequentarlo, ma devi avere ben presente che tipo di storia può essere, oppure decidere di giocare, ecco, di giocare, di rimetterti in gioco, ecco, ma deve essere come salire nuovamente su una giostra, eh? Questa volta potrai divertirti ancora o potrai rimanerci secca, insomma, è questa la scelta che devi fare, devi veramente pensare che per frequentare un narcisista le regole del gioco sono quelle e non si discute, cioè non c'è un'altra modalità per avere una relazione con un narcisista. Allora, quando è stato effettuato lo scarto, prima di tutto, se lo vuoi sapere, attiva la campanella dei beati martiri dei narcisisti che trovi o a destra o a sinistra, non lo so. Ancora non vedo tanti iscritti, quante sono le visualizzazioni, vedo più gente che fa il passenger qua dentro, che non si iscrive, che prende, passa, spia e se ne va, e questo non mi sembra giusto perché io do un servizio e anche a quanto pare gradevole, a quanto pare utile, quindi come minimo, visto che ti regalerò forse anche pure la chiamata gratuita, iscriviti a sto canale e non rompere le scatole. Allora, diciamo, quando è stato fatto lo scarto, mettiamo che è stato lui o lei a darti uno scarto. Il narcisista, se ti ha scartato, sappi che c'è sicuramente un'altra persona che ha nel frattempo conquistato, a cui sta facendo love bombing, o è già insieme a questa persona in una relazione. Quindi, per scartarti, il narcisista deve avere una sicurezza, una copertura. Ecco, il narcisista non ti scarta mai se non ha pronta una copertura, perché è codardo, perché è fatto così, perché
perché mica può stare da solo, è fortemente dipendente dall'idea dell'amore, ma dall'idea dell'approvvigionamento. Per cui mettiti l'anima in pace, sei in un momento veramente del cavolo, momento veramente tragico, sappilo, vivitelo tutto, goditi questo momento tragico, perché in questo momento che ti ha scartato, e lo ribadisco e lo rimbambisco per le rimbambite, se ti ha scartato perché prova disgusto, hai presente la parola disgusto? Quella. Tu sei in questo momento dello scarto, se ti dovessi ripresentare, se dovessi contattarlo, se dovessi piangere in turco, perché non so come si faccia a fare queste cose, per tornarci insieme, tu saresti l'ultimo cucchiaio di tiramisù dopo che te ne sei mangiato una teglia. Non ne puoi più. Siccome sei l'ultimo cucchiaio di quel schifosissimo di tiramisù che era il tuo dolce preferito, ma non ne puoi più perché il troppo stroppia, evita di andarlo a far vomitare dopo l'ultimo cucchiaio di tiramisù. O evita che faccia questo gesto, no grazie, vi prego, un po' di pietà. Quindi prova disgusto per te, ok? Questo che cosa significa? Che in questo momento sta pensando al profiterol. Ha mangiato troppo tiramisù, non ne vuole più. Però siccome il tiramisù è uno dei suoi dolci preferiti, prima o poi, quando sarà passato un po' di tempo, inizierà a guardare il tiramisù dalle vetrine. Lo voglio di nuovo. È vero, è troppo buono. Ma come ho fatto? Come ho fatto a non mangiarne per così tanto tempo? Perché nel frattempo si sarà già sfondato di profiterol, che è la nuova preda, no? E quindi basta, dopo un po' basta. Quindi tornerà il narcisista, tornerà da te. Però adesso prova disgusto, quindi non devi fare nulla. Nulla non significa, come dicono tanti, no contact, che vuol dire non guardare lo status, non guardare, non stare al telefono ad aspettare che ti chiami, non guardare i social. Come posso dirti questo? Che sei già sotto shock, che sei già ossessionata da questa umiliazione, dopo le triangolazioni, dopo i litigi, lo scarto quasi improvviso, perché magari ieri ti ha detto pure ti amo e oggi ti ha mollato, è normalissimo. Quindi non posso chiederti di bloccarlo, anche perché blocco, io non sono molto d'accordo, a meno che non sia uno stalker, quindi vai! Vai, controlla. Però, ecco, no contact significa che non devi assolutamente fare arrivare delle informazioni tue al narcisista, quindi devi evitare di scrivere sugli status che ci sono persone che sono pezzi di merda, ci sono persone che non conoscono l'amore, che sono persone vuote, evita nella maniera più assoluta di sfogare la tua rabbia, perché questo ti renderà ancora più disgustoso. Ancora più disgustoso e poi proprio stimolerà la compassione, che è ancora peggio secondo me del disgusto, veramente. Allora evita di chiamarlo, evita di mandargli WhatsApp ed evita soprattutto, almeno per 30 giorni, ma comunque dopo 30 giorni non dovresti fare niente, perché devi sempre aspettare che i cucù arrivino dal narcisista. Quindi per tutto questo sine die, cioè senza alcuna data, senza prevedere nulla, però sappi che insomma per 30-40 giorni probabilmente non si farà vivo, in alcuni casi si fa vivo anche dopo 2 giorni, a seconda di quanto disgusto prova per te, per come ti sei comportata, per come ti sei arrabbiata, per quanto gli hai vomitato e quanto l'hai smascherato. Quindi devi fare zero, aspettare che ti chiami lui, tagliati le mani, cuciti la bocca, cuciti anche qualcos'altro se dovesse presentarsi in un momento post-scarto molto, molto fresco. Quindi non fare niente, viviti il dolore, viviti i tuoi attacchi di panico, non prendere psicofarmaci per favore,
vegeta sul letto, piangi in turco, ma non chiamarlo. 5-10 minuti per dire non fare niente perché approva il disgusto per te e la compassione. Vabbè. Detto questo, sapendo che per il narcisista comunque l'amore non vuole che finisca veramente. Il narcisista è un saggio. È un saggio che pensa che le cose vanno vissute in una misura contenuta per evitare, siccome è un grande romantico, per evitare che si esauriscano del tutto. Quindi il narcisista non ti lascerà mai o quasi mai quando proprio di te non ne può più, quando è finito l'amore, quando gli sei scaduta completamente. Certo, il narcisista vuole sempre vederti come se fossi un overt, no? Come se fossi un altro narcisista overt, che fa impazzire, che pone resistenze, che insomma pone condizionamenti, ma se così non sei perché ti sei zerbinata, allora tanto vale aspettare un po' di tempo, perché per il narcisista l'amore è niente proprio di meno che un vizio, e come tutti i vizi lo deve vivere avendo sempre una forma di deve sempre questo vizio lasciarlo inappagato. Lasciandolo inappagato svilupperà sicuramente lui una dipendenza, capito? Quindi è legato questo vizio a ai piaceri, e tutti reagiamo ai piaceri della vista in un certo modo. Se stiamo per 2 anni in Giappone, dopo un po' la nostra vista avrà bisogno non so, di vedere il Messico. Se mangiamo, ecco, tiramisù tutti i giorni, poi saremo stufi del tiramisù, lo lasceremo un po' da parte, però poi e ci daremo al profiterol, per chi se lo può prendere. E se mangiamo ciliegie, perché sono arrivate le ciliegie, dopo un po', a fine stagione, basta con le ciliegie, sono arrivate le albicocche, sono arrivati i fichi, mangiamo 6 fichi. Questo è un piacere e un vizio che non deve essere veramente portato agli eccessi, perché deve sempre lasciare un po' inappagati. Come vi avevo detto in un altro video, il piacere della sigaretta è il piacere perfetto, no? La fumi, la consumi, ma risulti ancora inappagato come prima di fumarla. Cioè, non è, il piacere è durato esattamente il momento della sigaretta, ma poi ti lascia insoddisfatto, non sazio, non pago. E quello è il piacere perfetto. Così tu devi essere la sigaretta del narcisista. Quindi che cosa significa? Che quando tornerà il narcisista, che può essere un periodo imprecisato, ma per te il tempo non deve avere più valore, a te deve bastare sapere che torna. Che te importa se è una settimana, se è un mese? Non ti basta che torni? Se già sai che tornerà, stai tranquilla, no? Prenditi tutto il tuo tempo, non pensare a quando e come l'ho perso aiuto. No, quindi nel frattempo puoi fare solo una cosa. E la farai sicuramente, perché hai a disposizione tante informazioni in rete. Ti farai un bel master in narcidinamica, un corso avanzato in fenomenologia del narcisismo. E però poi, quando tornerà, devi essere pronto, perché dalla fase teorica dobbiamo poi affrontare la realtà, il narcisista di nuovo in carne ed ossa. Quindi passare dalla teoria alla pratica, dal corso che ti sei fatta, dallo studio che ti sei fatto alla pratica. E sarà come la paura, arriverà la paura, no? Perché come quella di uno studente di medicina che studia anatomia e che poi deve fare il tirocinio in ospedale alla vista del sangue. Oddio! Ecco, succede. O comunque ti sembrerà quando ti ritroverai il narcisista davanti, o tramite cucù telefonici, o tramite telefonata, o ad un caffè in carne ed ossa, ti ritroverai come se avessi visto video, documentari sul cobra. Quindi, insomma, hai dimestichezza con il comportamento del cobra, sai tutto del cobra, poi però te lo ritrovi davanti. Il cobra, insomma, vedere un cobra quando prima vedevi una persona ti spaventa. È tutta un'altra cosa dal vivo, no?�װװװ==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 
Quindi avrai questo timore, dovrai solo passare dalla teoria alla pratica. Cosa è certa? Dopo che avrai studiato tutto sul narcisismo, fatto il master, fatto il corso, ovviamente scherzo, però con tutta l'abbondanza di informazioni che c'è in rete, o letture o libri, sarai preparata abbastanza, devi eliminare tutte le paure. Sembrano fasi fatte, ma ci ho messo 10 minuti per dirti che quello se ti sta disgustando in fase di scarto e tu non lo devi chiamare. Mo ne serviranno altri 10 per dirti che per vincere in una relazione con un narcisista, che si tratti di rivincita, che si tratti di gioco, che si tratta di soddisfazione personale per poi abbandonarlo e passare ad altro, per togliersi di dosso questa sensazione di scarto, appunto, questa sensazione di sofferenza, di perdita, di identità, di dignità, di orgoglio, di sentirsi umiliati, ecco, quel senso di umiliazione profondo che ti ha lasciato, anche solo per questo non devi avere paure col narcisista, perché la paura ti fregherà sempre. La paura di perderlo con una mossa sbagliata ti porterà a perdere il narcisista, esattamente ad un nuovo scarto. Sicuro, non è una legge matematica, è un'equazione. Paura uguale sconfitta. Se toglierai tutte le paure, quindi ti comporterai in modo egosintonico, cioè in linea con i tuoi principi, in linea con la tua idea di dignità, di questo non è giusto fare, quindi non lo faccio. No, e non dicevo questo non è giusto farlo, ma lo farò perché se no se ne va, mi molla. Perderai. Sicura, non c'è proprio un'altra soluzione, non c'è un'altra ipotesi di come possano prevedibilmente andare le cose. Quindi devi eliminare tutte le paure, non devi agire strategicamente per ottenere il narcisista. Devi agire senza paura di perderlo. Lo vuoi, ma non devi avere paura. Perché se ti chiederà di uscire e tu dirai di no, ti porrà dei condizionamenti. E i condizionamenti, che sono una forma di manipolazione, cioè o fai questo, Angela, oppure io me ne vado, è una forma di manipolazione, tenterà, avendo ancora un'idea di te debole, avendo ancora un'idea di te sottomessa, proverà a condizionarti. Allora tu inizierai a dire no, mi dispiace, ho da fare, non possiamo vederci, e lui magari potrà arrivare a dirti beh, se non sei pronta a vedermi lo capisco, e facciamo passare un po' di tempo, dai, e ti farà magari, ti minaccerà di non farsi vivo, e quindi tu sotto minaccia, oddio, ho sbagliato a dire che non lo vedo più, quasi quasi lo chiami e sbagli perché lui ti ha condizionata e quindi tu sei sottomessa, avevi paura di perderlo, hai fatto una cosa che non dovevi fare. Ogni condizionamento che ti dà, ho sentito anche dire al telefono torniamo insieme, perché poi cioè, hanno un'impellenza nel chiedere le cose perché sono capricciosi, no? Oggi mi sveglio, decido di riconquistare Angela. Dov'è Angela? Ah, eccola là. Angela, torniamo insieme adesso, qui ed ora, non domani, non ai tuoi tempi, ai miei. E tu gli rispondi, no, mi dispiace, in questo momento, guarda, sto frequentando altre persone. Sei tu, ho sentito dire davvero, beh, se non torniamo insieme, io mi sposo tra un mese. Questa è una forma di condizionamento, tu per paura di perdere questa persona e vabbè dai, trovi il compromesso, arrivi ad un compromesso e questo non si fa. E poi che stupidaggine è, se io ti voglio ti aspetto, anche perché chi pone il condizionamento è chi ha causato un danno, quindi la parte lesa sei tu come parte lesa, che per essere riconquistata dovresti porre dei condizionamenti, ma non lo fai, lo farà lui in modo perverso. Io ti lascio, però se ti riprendo e non fai quello che dico non va bene. Ma che razza, ma che meccanismo è? Il meccanismo della paura, il meccanismo qua che arriva e prende tutti o quasi tutti
per la paura di un nuovo rifiuto, di un nuovo abbandono, per la paura di stare male. Ma starai male se non ti comporti bene, se non ti comporti scientemente con un narcisista, sarai male, peggio, sarai peggio. Se hai una possibilità di farcela sul narcisista, devi battere le tue paure, perché una donna che non ha paura con un uomo, una donna che vince l'uomo, una donna che sa contromanipolare, cioè una donna che manipola, manipola sicuramente meglio dell'uomo, ma se la donna decide di non manipolare, l'uomo ha comunque la meglio, ricordiamocelo. Quindi nel tentativo di frequentare un uomo narcisista dovrai sempre, sempre mettere dei condizionamenti. Non la rabbia, non funziona la rabbia, non funziona mai con il narcisista. Il narcisista ti vuole sempre vedere al top, senza problemi, senza frustrazioni, una persona da imitare possibilmente, perché deve essere da un lato felice, cioè da un lato deve vederti felice per soffrire, cercare di essere come te. Non nel tentativo di svalutarti perché è invidioso, no, a lui dà forza, la tua forza, ma lui non se ne fa nulla, non si approvvigiona delle tue paure, cioè ha bisogno delle tue paure per condizionarti, ma non sono le tue paure a farlo rimanere nella relazione, ma anzi farlo scappare. Quindi dovrai sempre darti al 50% al narcisista, non cercarlo mai, desiderare di vederlo una volta ogni 10 giorni, poi per il resto hai sempre da fare, e così per tanto tanto tempo. È questo, cioè non mica puoi avere una convivenza vera con il narcisista. Prima o poi inizierà ad avere la narci ansia, a triangolare, a farti ingelosire e poi a scappare, perché tu diventerai gelosa, ossessiva e quindi anche, insomma, rompi, no? Ecco, quindi per frequentare un narcisista devi vederlo una volta ogni 10 giorni, essere sempre al top, anche perché se stai troppo con un narcisista poi soffri, quindi per stare al top devi vedere meno possibile, e poi sempre assertiva, sempre eliminare tutte le paure. Te ne vai, ciao, mi sposo, ti faccio una busta con i soldi, come ha risposto una mia amica. Questo devi fare con il narcisista, spero che sia chiaro. E poi tante altre cose che vedremo poi nelle conversazioni caso per caso. Se ti dice, ma io devo vedere le altre, e tu risponderai, io non voglio una relazione, vediamoci solo per sesso. E lì potrà reagire in tutti i modi, all'inizio sarà ben contento di non avere l'ansia, no? Perché sapendo che tu gli dai il permesso di fare quello che vuole, non avrà ansia, poi però ci penserà, ma come? Perché lui, cioè, non può sopportare che tu non possa sottometterti, che non possa essere gelosa di lui, perché è come perdere una forma, è come perdere il controllo su di te se tu vuoi accettarlo soltanto per sesso, specie se sei stata una fonte, insomma avete avuto una relazione, si è parlato di sentimenti, si è parlato di questo, vuole ancora questo da te, il tuo amore, la tua dedizione, no, non che tu proponga sesso, e vedrai che un narcisista lasciato libero di fare sarà una di quelli che tradirà il meno possibile e triangolerà il meno possibile, o meglio triangolerà per controllare sempre, che magari, e sperare che tu possa ingelosirti, ma arrivare a tradire è difficile. Detto questo, continuate a scrivermi ad angelacalifato@gmail.com e parlatemi delle vostre relazioni in breve nelle vostre mail, o se non ce la fate ne parliamo a voce. Grazie e al prossimo video. Ciao!